tanto mi fa la foto di dietro, non ti conviene. Siamo qui, abbiamo diciamo, voluto come Sulmona Cinema, ma anche come cittadini interessati, quindi altri cittadini e altri rappresentanti di altre associazioni culturali e non della città, essere presenti qui senza appunto ovviamente poter, sappiamo che non possiamo essere presenti in giunta in quanto non è pubblica, ma vogliamo far sentire la nostra presenza, perché noi riteniamo che le affermazioni che sono uscite sulla stampa sul cinema pacifico non siano assolutamente corrispondenti alla realtà, soprattutto per quanto riguarda la questione dei film in prima visione, perché si è detto che Sulmona non lascerebbero i film, le società di produzione non lascerebbero film. In realtà quello che lasciano i film, tra virgolette, sono le società di distribuzione, quindi questa è un'inesattezza. E a Sulmona per un anno e mezzo, fino al maggio 2011, dal gennaio 2010, sono state lasciate 64 pellicole di prima visione. Quindi quello che è stato detto non è assolutamente vero. Ci teniamo a fare chiarezza, perché poi leggendo le notizie sui giornali anche queste cose poi non vengono chiarite. Almeno il cittadino medio non sa di cosa si sta parlando, e quindi noi vogliamo precisarlo. Noi tra l'altro sappiamo che oggi stanno discutendo sulla delibera per l'affidamento del cinema per i giorni del festival, cioè 3-7 dicembre. Come sappiamo, oggi siamo all'11 novembre, i tempi sono assolutamente già sorpassati per poter fare un'adeguata promozione, per poter avere dei rapporti normali con gli sponsor, come è nella normalità dei casi. Siamo qui anche per questo, perché vogliamo sentire se la giunta ci concederà il cinema e a quali condizioni. Se la giunta non vi concederà il cinema, dove andrete a finire? La 29esima edizione del cinema Film Festival potrebbe farsi da qualche altra parte. Noi speriamo che questo assolutamente non accada. Le dichiarazioni precedenti dell'assessore in merito ci sono state rassicuranti, però purtroppo a noi non bastano le dichiarazioni, noi abbiamo necessità di atti, della delibera che ci dica che il cinema pacifico è disponibile per il festival subito, e già questa situazione comunque ci ha creato diversi danni. Sul discorso invece del cinema, noi riteniamo che Sulmona, noi e i cittadini che erano presenti qui e tutti quelli che hanno firmato la petizione qualche mese fa, 1500 persone, ritengono che, e le 15 associazioni che hanno firmato a maggio una lettera in cui si diceva che Sulmona deve avere un cinema, noi riteniamo proprio questo, Sulmona deve avere un cinema. È chiuso il teatro, è chiuso il teatro di Via Quadrario, è chiuso il centro di educazione giovanile, è chiusa la biblioteca comunale, è chiuso il liceo classico. Il Pacifico era ed è stato un bel centro culturale di aggregazione in cui si faceva di tutto, vogliamo continuare a fare, o che si continui, non necessariamente su Monacino dovrà gestirlo, comunque vogliamo che qualcuno continui a gestirlo in quel modo, che è stato avallato assolutamente anche dall'amministrazione comunale e dalla presenza della cittadinanza. Quindi riteniamo che su Monacino debba continuare ad avere un cinema, che sia anche altro, ma che sia prevalentemente cinema.